Molti pensano che ancora la fine del mondo deve arrivare. E invece molti non sanno che una fine del mondo già c'è stata nella storia. Non ci credi? E se ti dico Arca di Noè, diluvio universale e tutta l'acqua che ha spazzato via qualunque cosa c'era sulla faccia della Terra, era una fine del mondo. E mica è un caso se Gesù paragona la sua venuta finale ai giorni di Noè. E com'erano i giorni di Noè? Ma più o meno come i nostri, cioè un gran casino, perché le persone facevano come gli pareva. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, finché è arrivato il diluvio e ha cancellato tutto. Ma a questo punto la domanda è: che c'è di male a mangiare, bere e sposarsi? Ma di per sé niente. Sta a vedere come lo fai, perché un conto è sposarsi e un conto è prendere moglie, come se te ne impossessi. Tu sei mia, tutta mia, lo capisci? È una questione di appetiti. Tu vivi per soddisfare un bisogno fisico o affettivo. E succede che mangi, mangi, mangi e non sei mai pieno. E succede che ti sposi, ma lo fai per accoppiarti. E non si può vivere così, figlio mio, perché così vivono gli animali. Mangiano e si accoppiano continuamente. L'uomo ce l'avrà una differenza con gli animali, no? E allora in quel giorno ci sarà una selezione. Due uomini staranno coltivando i campi. Uno sarà portato via e l'altro lasciato. E perché? Non stavano facendo la stessa identica cosa? Sì, ma la facevano in modo diverso. C'è chi fa l'animale, incapace di staccarsi dai propri appetiti, e chi fa l'uomo, che sa oltrepassare i propri appetiti, che sa digiunare, ad esempio, sa astenersi da alcune cose, perché vuole scoprire di più di quello che vede o sente il proprio corpo. In altre parole, vuole scoprire la presenza di Dio. Ma se continuiamo a prendere cibo, a prendere bevande, a prendere partner su partner, se continui a guardare solo il tuo ombelico, come ti accorgi che lui è già arrivato nella tua vita e magari sta accanto a te in questo momento?